Buonasera a tutti, grazie appunto dell'opportunità di spiegare appunto che cosa sono i peer. Cercherò di fare una breve carrellata di quelle che sono le regole di funzionamento per far comprendere quali sono le potenzialità dello strumento e come poterle sfruttare a pieno. Allora, innanzitutto peer è l'acronimo di Piani Individuali di Risparmio. Si tratta di un istituto giuridico introdotto nel 2016, introdotto originariamente in una forma abbastanza poco efficace perché aveva dei limiti di investimento piuttosto bassi e che nel corso del tempo è stato via via modificato fino ad arrivare al decreto rilancio di maggio 2020, con cui è stata introdotta la disciplina dei peer alternativi. Con i peer alternativi chiaramente è cambiata completamente la prospettiva perché sono stati eliminati una serie di vincoli sulle tipologie di investimento, quindi è stato reso più semplice la costruzione e la gestione del peer, rendendolo accessibile anche per importi di una certa rilevanza. Perché oggi il plafond massimo di investimento è 300.000 euro all'anno fino a 1,5 milioni. Vediamo perché è così interessante il PIR. Allora, il PIR è interessante perché assicura una serie di benefici fiscali, che sono la totale esenzione dall'imposta sui redditi, relativa quindi ai redditi di capitale, quindi dividendi, interessi, redditi capitali, dividendi, interessi e proventi di OCR, e poi sui redditi diversi, quindi capital gain. Oltre alla completa esenzione dalle imposte sui redditi, c'è anche una completa esenzione dall'imposta di successione. Quindi questi sono i vantaggi che assicura il PIR. Il PIR, lo vedrete dopo meglio con il dottor Cadeo. È gestito da un intermediario finanziario, tipicamente, anzi nel 99,9% dei casi da una fiduciaria, che ha un ruolo essenziale nella gestione del PIR. E esistono però tutta una serie di regole di composizione, vincoli di concentrazione e periodo di possesso che devono avere gli strumenti. Questo perché? Perché la finalità dello strumento è quella di canalizzare il risparmio delle famiglie, che è enorme, verso l'economia reale, favorendo quelle imprese che normalmente hanno più difficoltà ad accedere al canale bancario. Di qui appunto la disciplina dei peer alternativi che hanno esteso la possibilità di inserire anche strumenti tipicamente illiquidi. Quindi oggi, per quello che vedremo dopo, il PIR è uno strumento ideale per gestire tutta la parte liquida del proprio portafoglio. Vediamo quindi di entrare un po' più nel dettaglio delle regole di funzionamento. Allora, titolare del PIR deve essere necessariamente una persona fisica residente in Italia. Altra cosa importante, novità della legge di bilancio, è che non esiste più il divieto di avere più di un PIR alternativo. Quindi oggi una persona può avere più di un PIR, ovviamente nel rispetto del plafond massimo che poi vedremo. Che cosa può essere inserito nel PIR e cosa non può essere assolutamente inserito, perché bisogna tenere sempre a mente queste regole. Allora, possono essere inseriti solo gli strumenti finanziari che sono tassati a titolo definitivo, quindi tassati con l'imposta del 26%. Un esempio di strumento quindi che sicuramente non può essere inserito è il finanziamento soci oneroso. Quello non può mai essere inserito in un PIR. Un'altra regola è che non possono essere emessi strumenti emessi da soggetti residenti in paesi non whitelist. Questo non è un problema perché la whitelist che rileva questi fini praticamente oggi include tutti i paesi del mondo, cioè per intenderci Svizzera, Jersey, Cayman. Rientrano oggi tutti nella whitelist che rileva i fini del PIR. Quindi diciamo è un non problema. Quello che è un limite invece da tenere sempre a mente è che non possono essere inserite partecipazioni qualificate, quindi partecipazioni che attribuiscono diritti di voto
superiori al 20% per le società non quotate o 2% per le quotate. In questa verifica del livello di qualificazione bisogna però conteggiare anche i voti dei familiari, quindi coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, e anche i voti detenuti da società controllate. La logica è: si può inserire nel PIR quello che non è mio, cioè non quello che controllo, ma ciò che è terzo rispetto a me, in modo che io sia incentivato a fare arrivare soldi a un soggetto che non sono io. Quindi questa è la logica di questo limite. Il plafond, che è importantissimo perché diciamo è fondamentale per una valutazione di convenienza nel setup o meno di un PIR, il plafond è 300.000 euro all'anno nel PIR fino a un massimo di 1,5 milioni. Quindi come vedete si tratta di un plafond che ha una sua materialità rispetto a prima. Vediamo poi quali sono le regole di composizione del portafoglio, perché come vi dicevo l'obiettivo è fare arrivare i soldi alle piccole imprese. Allora, almeno il 70% del valore del PIR deve essere inserito in strumenti cosiddetti qualificati. Questo 70% è detto quota obbligatoria, mentre non più del 30%, cioè il compendio a 100, può essere investito in strumenti qualificati o non qualificati, o anche in liquidità. Vediamo che cosa è uno strumento qualificato, perché lo strumento qualificato è quel 70% almeno del portafoglio, quindi è fondamentale capire in cosa posso investire. Allora, sono strumenti qualificati tutti gli strumenti quotati e non, quindi la quotazione in linea di principio non è un problema, emessi da imprese residenti in Italia o in stati europei ma con stabile organizzazione in Italia, diverse dalle società incluse nel FTSE MIB e nel FTSE Mid Cap. Okay. Questo perché, come vi dicevo prima, l'incentivo è per dare soldi alle piccole imprese italiane, perché l'esenzione accordata dal legislatore deve avere come beneficio il sostegno all'economia reale. Può trattarsi di società quotate, ma non quelle più grandi, cioè non quelle del FTSE MIB e FTSE Mid Cap. In concreto tutto l'AIM va bene e la stragrande maggioranza del segmento STAR va altrettanto bene. Possono essere inseriti anche prestiti erogati alle stesse imprese italiane, diciamo per semplicità, o i crediti nei confronti delle stesse, sempre a patto che siano tassati a titolo definitivo, quindi no finanziamento soci. L'altro grosso nucleo di strumenti che può essere inserito è costituito dai fondi, quindi dagli OCR peer compliant, che sono, lo vedremo meglio dopo, quegli OCR che hanno una politica di investimento che assicura la politica del fondo il rispetto di quei requisiti che vi dicevo prima, 70-30. Ok, vediamo un po' di fare un esempio concreto, la lista della spesa di quello che si può inserire nel PIR. Allora, sicuramente azioni di SPA, le quote di tutte le SRL sottoscritte o meno tramite piattaforma di crowdfunding. Questo è fondamentale, questa apertura è intervenuta con l'ultima circolare, la circolare del 29 dicembre scorso, che ha enormemente esteso le possibilità di utilizzo del PIR fai da te. Possono essere inseriti mini bond quotati o non quotati, purché emessi sempre dalle società qualificate, cioè società italiane. Come vi dicevo, molte delle società quotate nel segmento STAR, i finanziamenti effettuati tramite piattaforme di peer-to-peer lending, a patto però che la tassazione sia applicata a titolo definitivo. Questo è un elemento importante perché molte piattaforme invece, non essendo iscritte nel registro 106 di Banca d'Italia, applicano una ritenuta a titolo d'acconto, quindi bisogna stare attenti che la piattaforma applichi la tassazione a titolo definitivo.
Altro asset importante sono gli asset backed securities dei veicoli di cartolarizzazione, purché però abbiano come sottostante crediti nei confronti di società italiane o europee con stabile organizzazione. E poi abbiamo, come vi dicevo prima, i fondi chiusi o aperti, purché peer compliant. Tutto questo insieme di strumenti va ad alimentare la quota obbligatoria, cioè deve rappresentare almeno 75% del valore complessivo. Il restante 30% invece, la quota libera, può essere investita in società straniere, extra UE, come per esempio società americane, inglesi o società europee anche senza stabile organizzazione, per esempio una società lussemburghese. Posso inserire in quota libera i titoli di Stato italiani e stranieri, posso inserire ovviamente liquidità, per la liquidità poi vi darò delle ulteriori indicazioni, e poi le quote di fondi non peer compliant, a patto però che la tassazione sia definitiva. Ad esempio gli ETF armonizzati, gli ETF sono fondi, se sono armonizzati scontano il 26%, quindi possono essere inseriti nel PIR, e poi i FIA, quindi fondi chiusi europei, non armonizzati ma vigilati, in concreto i fondi di private equity lussemburghesi, irlandesi, eccetera. Tutti strumenti questi che possono essere inseriti nel PIR o in quota obbligatoria se peer compliant o in quota libera se il regolamento non è peer compliant. Scusate che ho un problema con le slide, ecco qua. Una delle grosse novità che apre ulteriormente il mercato del peer fai da te la ritroviamo nell'ultima circolare, la circolare di dicembre, che ha fornito una serie di chiarimenti assicurando la possibilità di inserire nel peer anche gli strumenti detenuti indirettamente tramite un veicolo societario. Il veicolo deve essere una società italiana o europea inclusa in whitelist, quindi per esempio un veicolo lussemburghese, e la cosa importante è che questo veicolo deve avere in pancia solo strumenti qualificati o non qualificati. Quindi per esempio non posso utilizzare questa modalità di inserimento nel PIR se il veicolo detiene un investimento soci oneroso. In questo caso, se io inserisco nel PIR non il veicolo ma il sottostante, quindi quello che il veicolo ha in pancia, in questo caso il rispetto dei vincoli di composizione che vi dicevo prima, 70-30, così come del limite di concentrazione di cui non vi ho ancora parlato, deve essere effettuata non in capo al veicolo, ma in capo al titolare del PIR, al risparmiatore che ha la partecipazione nel veicolo, tenendo conto però dell'effetto demoltiplicativo. Che cosa significa? Facciamo un esempio concreto. Allora, in questa slide vedete la situazione tipo Mario Rossi che ha il 30% di un SRL. Questa quota non posso inserirla nel PIR perché è una partecipazione superiore al 20%. Quindi per quello che ci siamo detti prima non può essere inserita nel PIR. Se io però, se la stessa persona, il Mario Rossi di turno, possiede il 30% di un veicolo societario, di un SRL, che possiede il 10% di una società operativa, in questo caso posso inserire nel PIR l'investimento in OPCO, quindi nella società operativa, in quanto ai fini del limite di concentrazione il peso è pari al 3%, perché io avrò il 30% del 10%. Quindi in questo caso non si tratta di una partecipazione qualificata e quindi può essere inserita nel PIR.
In questo caso, quando la società operativa distribuisce dividendi, l'SRL paga la normale tassazione, 1,2%, la successiva distribuzione invece beneficia del regime di esenzione dei PIR. E ne beneficia immediatamente, anche se non è decorso l'holding period, con un eventuale recupero a tassazione qualora l'holding period poi non sia verificato. Vedremo dopo meglio che cos'è questo holding period. L'ultima struttura che vi volevo far vedere è quella tipica dei club deal e tipica di alcune piattaforme di equity crowdfunding, in cui l'investitore ha una percentuale minima di un veicolo e il veicolo ha una percentuale minima di un SRL italiana. In questo caso si ritiene che non sia necessario o non sia obbligatorio adottare l'approccio look-through e quindi inserire nel PIR la quota della società operativa, ma ci si possa fermare al veicolo, in quanto l'approccio look-through tipico del veicolo dovrebbe intendersi come una facoltà e non un obbligo. Su questo ad oggi manca un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, ma diciamo si ritiene che sia così. Vediamo altre due regole di funzionamento che sono fondamentali per il funzionamento del PIR. L'altra regola è quella del limite di concentrazione, cioè ogni investimento, ogni strumento non può pesare più del 20% rispetto al valore complessivo del PIR. Quindi se io ho un piano da 100.000 euro, di fatto il singolo strumento non può, non può avere un valore superiore al 20%, non può avere un valore superiore a 20.000 euro. Questa verifica del rispetto del limite di concentrazione del 20% si fa sul costo storico, e questo è un elemento molto importante, perché se si facesse sul valore corrente, chiaramente le fluttuazioni potrebbero determinare dei problemi nella gestione del PIR, mentre invece si rimane ancorati al valore storico. Per quanto riguarda la liquidità, invece, c'è una regola particolare. Allora, la liquidità innanzitutto si considera come quota libera, quindi nel complesso non può superare il 30% del valore complessivo del PIR. Tuttavia, il rispetto del limite di concentrazione va verificato separatamente per i conti correnti, da una parte, e depositi e certificati deposito dall'altro. Ogni basket non può superare il 20% e complessivamente la liquidità non può superare il 30%. Quindi queste sono le regole per quanto riguarda la gestione della liquidità. Veniamo all'ultima regola, che è probabilmente quella anche una delle più importanti, perché il presupposto per poter applicare il regime di esenzione è che lo strumento che ha generato reddito esente sia posseduto per almeno 5 anni, il cosiddetto holding period. Proprio perché tutto lo strumento, tutto l'istituto del PIR, compresa la versione fai da te, è pensato per il cosiddetto capitale paziente, cioè per chi apporta risorse all'economia reale, ma non ha un'ottica di breve periodo. Quindi almeno devono passare 5 anni. Se però ci sono distribuzioni prima dei 5 anni, tipicamente dividendi o interessi di bond, in questo caso si applica subito il regime di esenzione, e questo è un beneficio importante anche da un punto di vista di cassa reinvestibile. Se poi alla fine dei 5 anni, l'holding period viene maturato, allora questo regime di esenzione, che è provvisorio, diventa definitivo. Se invece lo strumento per il quale si è beneficiato del regime di esenzione, tra virgolette provvisoriamente, viene ceduto prima dei 5 anni, c'è un meccanismo di recupero a tassazione di quello che non è stato tassato. Sempre con riferimento al singolo strumento, quindi non bisogna avere paura di
di vendere uno strumento prima del tempo e di non essere in grado di reinvestire, perché l'effetto negativo riguarda il singolo strumento, non cade l'intero meccanismo del portafoglio. L'altra regola importante riguarda la cessione, cioè se io cedo la partecipazione, la quota di una startup innovativa, per esempio, prima di 5 anni, la plusvalenza o è tassata normalmente, cioè sarebbe tassata normalmente, a meno che io reinvesta entro 90 giorni. Quindi realizzo un capital gain, se reinvesto entro 90 giorni non pago nessuna imposta e il periodo di possesso del nuovo strumento si somma a quello precedente fin quando si raggiunge il periodo di 5 anni. Raggiunto il periodo di 5 anni su quel valore investito, diciamo, tana libera tutti, diciamo, si può vendere, incassare, portare fuori dal portafoglio senza pagare alcunché. Se invece si vende prima, bisogna reinvestire con una piccola, diciamo, limitazione, perché se io vendo prima dei 5 anni uno strumento qualificato, per avere per mantenere l'holding period sul nuovo, devo reinvestire sempre in uno strumento qualificato. Se invece ho disinvestito prima dei 5 anni in uno strumento di quota libera, per esempio la società americana o la società inglese, in questo caso sono libero di reinvestire entro 90 giorni o in uno strumento di quota libera, leggi società italiane, o in strumenti di o in strumenti di quota obbligatoria o in strumenti di quota libera. Marco, hai un minuto. Sì. Allora, l'apporto, quindi il PIR si può costituire o mettendo denaro o apportando gli strumenti. L'apporto è un evento in linea di principio fiscalmente realizzativo, quindi se c'è un capital gain latente bisogna pagare il 26%. L'ultima cosa, il combinato tra il regime del PIR e il regime delle startup e PMI innovative. Questo è molto 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 interessante, perché consente di cumulare i diversi benefici, perché sappiamo che chi investe in startup o PMI innovative ha un credito d'imposta del 30 o del 50%. Questo credito è cumulabile con l'esenzione assicurata dal PIR e in aggiunta è possibile anche beneficiare di un'ulteriore agevolazione introdotta l'anno scorso, che è un credito d'imposta per le minusvalenze. Cioè, se io investo in un investimento qualificato e malauguratamente realizzo una perdita e ho fatto l'investimento nel 2022, lo Stato, tramite un credito d'imposta, mi consente di recuperare in 15 comode rate annuali in dichiarazione o nel modello F24. Questo chiaramente è importantissimo, perché significa che chi oggi investe in una startup innovativa, quindi investo 1000 euro in una startup innovativa, pronti via recupero 300 nel modello di dichiarazione l'anno successivo, 300 o 500 a seconda del credito, se guadagno il reddito è esente, se perdo la mia perdita mi viene restituita in 15 rate annuali dallo Stato. Capite bene che il profilo di rischio rendimento risulta particolarmente interessante se si combina agevolazione startup PMI con PIR. Ultima cosa, sono alcuni portafogli, giusto per capire come costruire. Marco, in un minuto però, non di più, sì. Perché sennò andiamo lunghi. No, certo. Grazie. Allora, ipotizziamo di avere 100.000 euro, quindi di questi 100.000 euro 70 devono essere investiti in strumenti qualificati e 30.000 euro in strumenti non qualificati. Portafoglio più semplice, quello in cui ho tutto investito in un fondo peer compliant, perché come vi dicevo il fondo peer compliant rispetta automaticamente il limite di concentrazione.
Quindi già questo potrebbe essere un peer. Una variante è quella in cui io parto dal fondo peer compliant e gli metto attorno tutta una serie di altri investimenti come quote di startup innovative, quote di iniziative di sviluppo immobiliare, mini bond, posso mettere ETF, quindi diciamo posso costruire attorno a un OCR peer compliant un portafoglio e questo mi agevola molto nella costruzione e nella gestione del portafoglio.